Grazie di essere qua tutti presenti. Credo che il nostro segretario politico abbia dato la dimensione politica della fase storica che stiamo vivendo, no? Ed è una conferenza che ha una valenza tecnica, in parte perché parleremo di contenuti, ma anche una valenza politica. Politica nel senso di un partito che si interroga su come condurre, ridisegnare, come abbiamo detto, il paese nel prossimo futuro. Quindi è in quella fase finale, diciamo, di un impegno di legislatura che abbiamo svolto, stiamo finendo di svolgere e sta disegnando la prospettiva delle prossime tappe che il paese avrà. Io due parole su quello che è stato, il segretario ha giustamente dato l'indirizzo, la prospettiva, io la voglio riprendere cercando di fare qualche parola su cosa abbiamo un po' fatto in questi anni, come gruppo di persone, come responsabili politici e come partito. In sintesi, credo che abbiamo lavorato sulla stabilità di un sistema paese che era fortemente in crisi, che era fortemente sull'orlo del tracollo quando lo abbiamo ereditato al governo e all'inizio della legislatura, che rischiava un dissesto finanziario, bancario, occupazionale, diplomatico, internazionale. Eravamo veramente in quella situazione. Non la faccio lunga, non è questo lo scopo della giornata. Ma il lavoro di creare la stabilità del paese è stato un lavoro eccezionale, perché oggi stiamo pensando a come ridisegnare questo paese, questa struttura, dopo averlo salvato dal mio punto di vista. Si sono ricreate le relazioni internazionali, consolidate, riprese, ricreati tutti i circuiti di relazione internazionale. C'è stato un lavoro per la stabilizzazione della finanza pubblica, del bilancio dello Stato, del sistema bancario. Usciamo da una seduta snervante sull'approvazione del progetto NPL. Ricordo il governo adesso SM partì nel 2014 a parlare di questo, 2017 a parlare di questo progetto. Insomma, noi sono 4 anni che abbiamo finalizzato. Il bilancio dello Stato. E oggi abbiamo un paese che dal 10% di disoccupazione, 12% di disoccupazione, oggi ha una disoccupazione dell'1,5-2%. Abbiamo un paese dove c'è un PIL che è cresciuto negli ultimi 2 anni del 15%. Abbiamo un sistema economico che ha tenuto, vedo i responsabili anche delle associazioni di categoria, oltre che dei sindacati che ringrazio per la loro presenza, abbiamo un paese oggi che genera economia. Ha tenuto l'economia che esisteva, ha salvato lo schema economico, la fiscalità, le entrate dello Stato e oggi c'è anche nuovo interesse. Quindi cosa rappresenta questa giornata e questo percorso che il segretario politico ha tracciato di UE, del percorso di associazione alla UE? La sintesi è di rimanere un paese terzo, fortemente integrato, quindi non siamo un paese che non ha a che fare con l'Unione Europea, fortemente integrato, che esalta le caratteristiche che oggi abbiamo salvaguardato del Paese, nella sfera economica, nella sfera dei diritti, e che soprattutto, come ha detto bene il segretario agli esteri Beccari, che è qua, che crea anche nuovi diritti ai cittadini, perché questo accordo non è solo un contratto di economia, è un accordo che genera uno status nuovo ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Questo comporterà, dal mio punto di vista, una sfida affascinante, si ha sempre paura delle novità. Io credo che questo accordo a noi ci salva perché prima di tutto l'abbiamo cercato noi questo accordo con l'Unione Europea, da quando siamo usciti dal sistema blacklist, che eravamo ricordati in una situazione difficile, e abbiamo cercato di creare noi questa strada verso l'Unione Europea. Si salverà perché esalterà le nostre caratteristiche, ci consentirà di adottare delle politiche di regole, di organizzazione della macchina pubblica, di organizzazione del diritto che sia compatibile
al mercato che in qualche modo ci affacciamo. In molti settori già lo siamo, secondo me, no? Poi interverranno i segretari di Stato. Quindi c'è anche oggi una lettura di come in qualche modo siamo già compatibili con questo scenario e anche delle sfide che dovremo in qualche modo portare avanti. Io credo quindi un paese che in qualche modo si dovrà in modo positivo innovare, mettere in discussione, riorganizzare, ma lo dovrà fare nella stabilità, in un quadro stabile del paese, in un quadro di tenuta, in un quadro positivo delle cose. Quindi credo che il lavoro svolto fino ad oggi è la premessa di un percorso di riorganizzazione che toccherà un po' tanti settori. Vedo qua Merlini, il diritto del lavoro, per esempio, già un settore che in qualche modo è compatibile, mi dicono, insomma, per chi segue il negoziato, così come la sanità è un sistema che è già compatibile. Ecco, probabilmente dovremo cogliere delle sfide di efficientamento della macchina pubblica, dovremo cercare di cogliere delle sfide di riorganizzazione dei principi, delle regole forse di mercato, della concorrenza, non molto. Però ecco, queste saranno forse quelle spinte che ci porteranno e ci aiuteranno anche a rinnovare un po' il nostro modo di vivere la politica e il paese. E poi, come diceva il segretario politico, e chiudo perché vado oltre, questo accordo crea le premesse per esaltare la nostra sovranità di Stato, perché le nostre istituzioni, il nostro modo di vivere la politica, le regole storiche della nostra democrazia non sono parte di questo meccanismo. Quindi credo che questa sia una sfida, una situazione politica, sociale senza precedenti. Proprio credo anche per chi si occupa di politica, di sociale, chi rappresenta le organizzazioni datoriali, sociali, sindacali, insomma chi è impegnato nella società, è una sfida per il paese tutto che va colta e va colta nel senso bello, cioè stiamo disegnando probabilmente qui il percorso per i nostri figli, per le future generazioni, insomma. Ecco, quindi sì, c'è un negoziato, c'è una trattativa, ma c'è veramente una visione politica che noi abbiamo voluto portare, che il governo in particolare, che è qua davanti a me, saluto il segretario Beccari, il segretario Gatti, che il governo ha voluto portare, che il nostro partito, la nostra forza politica ha voluto accompagnare in questi anni, perché sarà, dal mio punto di vista, un po' disegnare, ridisegnare la San Marino con dei valori che da un lato esaltano la nostra tradizione, dall'altro ci consentiranno di metterci più in gioco. Bene, io volevo fare un saluto anch'io, insomma mi sembrava doveroso, e a questo punto abbiamo una scaletta dei lavori. Prima interverranno i nostri ospiti, diciamo, quindi le forze sociali e datoriali, poi ci sarà interventi dei segretari di Stato sul tema che poco fa è stato menzionato, che adesso rileggo, quindi il cittadino al centro, il welfare, il lavoro, lo stato sociale, la famiglia, i giovani, ecco, sono loro la destinazione dei nostri ragionamenti. Ecco, quindi